Oggi vi voglio parlare del cinema horror femminile. Prima però vado ad ammazzare il mio gatto. Allora, sappiate che come tutti i più grandi anchorman del mondo, sopra ho la maglietta, sotto sono in mutande. Succede anche al TG1, sappiatelo. Allora, oggi vi voglio parlare del cinema horror al femminile. Cazzo, come suona male. Il cinema horror visto dal punto di vista di una donna. Allora, la prima cosa che vi voglio dire è: se siete di quelle persone che pensano che l'uomo sia più forte, più intelligente, più portato al comando, alla gestione delle cose, e che la donna invece sia inferiore, meno capace, naturalmente meno dotata, allora stoppate il video e andatevene a fare in culo, perché vuol dire che non capite un cazzo, che siete degli arretrati. Questa era la premessa. Poi c'è un'altra premessa che vi voglio fare. Il motivo per cui esistono persone che sono convinte che ci sono delle cose che le donne fanno bene e che delle cose che le donne fanno male. In realtà queste sono tutte credenze. Noi cresciamo influenzati dalle credenze. Quindi diciamo che non sanno parcheggiare, che non sanno comandare, che non sanno fare un cazzo, non sanno fare gli sport. E tutte queste cose. Allora, sappiate che la mia idea è che sono tutte credenze. Sono credenze che influenzano tantissimo le nostre menti, la mia, la tua e quella delle donne. Io vorrei vedere voi uomini parcheggiare, ok? Riuscire a parcheggiare dopo che tutto il mondo storicamente crede che voi non siate capaci di farlo. Quindi con una pressione e una convinzione di non essere capaci di fare quella cosa enorme. È come se, non so come dire, esiste, se voi vi informate, no? Scoprirete che quando ci sono dei record nello sport, per esempio, un atleta corre in un tot tempo una distanza e fa un record. Ecco, un record difficile da fare, no? Che nessuno riusciva a fare da tanto. Ecco, sappiate che nello sport, quando questo avviene, nell'arco degli anni successivi aumenta in maniera esponenziale il numero di persone che fa quel record, che raggiunge quel record. Questo avviene perché nella nostra mente non è più impossibile raggiungere quel record lì. Ok? Quindi quanto può essere potente credere di poter fare una cosa, allo stesso modo è molto potente il credere di non poterla fare. Quindi una donna avrà molta più difficoltà a parcheggiare per questo tipo di credenze e per questo tipo di pressione psicologica che il mondo le ha messo addosso. Perché ho fatto tutta questa premessa che dovrò tagliare perché ho messo un sacco di cazzate che non c'entrano niente, vi sarete già rotti i coglioni perché qua si parla di cinema horror. Perché sono strafelice che finalmente questo predominio di mascolinità nel mondo dell'horror stia piano piano scemando, nel senso che stanno uscendo sempre più film diretti da donne. Io ne ho appena visto uno bellissimo che si chiama Most Beautiful Island di Ana Asensio, che è un'attrice spagnola che insomma non è che facesse delle cose particolarmente fighe come attrice, ma come regista si è rivelata una talentuosa regista. Il film che ha fatto, che uscirà. Scusate, adesso guardo un attimo dove cazzo l'ho messo. Quindi Most Beautiful Island uscirà il 16 agosto ed è l'opera prima da regista di questa ragazza qua. Ragazza, insomma, è una donna, bellissima tra l'altro, con una recitazione
molto credibile, in sottrazione molto asciutta, molto espressiva. Racconta la storia di questa donna che... No, vabbè, che cazzo ve lo dico? Magari faccio un video su questa cosa qua. No, facciamo così, ve ne parlo un attimo. Racconta la storia di questa donna che ha, insomma, no, non ve ne parlo. Insomma, è un film che ha un mistero dietro, che va scoperto. Carico di tensione, veramente carino, veramente bello da vedere, pregno di significati sociali e politici. È molto femminile perché la protagonista è lei e ci sono delle tematiche molto legate alle donne. E lo sguardo è quello di una donna, lo sguardo dietro la telecamera è quello di una donna ed è bellissimo vedere come l'horror, come la paura e la tensione siano visti veramente con un occhio diverso. È in questo punto che mi interessa parlare di differenze, nel senso che le differenze tra uomini e donne non sono le differenze del meglio e peggio, ma sono differenze nel punto di vista. Quindi, siccome il cinema è sempre stato in mano agli uomini e rarissimamente è stato permesso di far dirigere i film alle donne, sono contento che in questi anni stia cambiando questa cosa e ci tengo a citare anche un altro film, Revenge. Revenge è il motivo per cui ho deciso di fare questo video qua. Perché Revenge è un film horror, thriller horror, Rape Revenge. Ha quella soluzione, quella, diciamo, ricetta narrativa per cui una donna viene stuprata e poi lei si vendica uccidendo i suoi stupratori. Questo tipo di film, ce n'è diverse versioni, più o meno hanno tutte la stessa trama. E uno dice, ma che palle? Beh, ma in realtà anche altri film hanno tutti la stessa trama. C'è l'assassino che ammazza tutto, insomma. Sono sempre le solite storie. L'importante è come vengono raccontate le storie. Questo è il primo film, Rape Revenge, diretto da una donna. Che io, cioè, già se penso a un film Rape Revenge mi viene da dire già i primi dovevano essere diretti da donne, perché mi sembra la cosa più naturale, cioè che il tema dello stupro sia un tema che colpisce maggiormente le donne e che quindi siano loro le prime a volerlo sviscerare, parlarne e trasmettere un messaggio educativo positivo. Vi suonerà strano perché uno dice, ma che cazzo di messaggio positivo puoi mandare con un film che praticamente una viene violentata e poi ammazza. In realtà no, perché bisogna saper leggere tra le righe nei film. Non è che uno se fa un film Rape Revenge allora significa che vi sta dicendo, ah, se venite violentati poi dovete ammazzare tutti. No, quella è una scusa. Bisogna saper vedere i messaggi tra le righe e questo film ne ha di messaggi tra le righe, però non ve ne posso parlare perché c'è un embargo, quindi non dirò un cazzo. Non vi posso dire neanche se è bello o brutto, boh, non lo so, non ve lo dico, non vi dico un cazzo, però vi dico che ho deciso di parlare di cinema horror femminile proprio perché mi sembrava più naturale questa cosa qua, che una donna facesse un Rape Revenge e finalmente una donna ha fatto un Rape Revenge. E l'occhio di una donna su questo tema, non so se posso dirvelo, si vede ed è, non lo so, vabbè, io non vi dico più niente. Torniamo sul tema generico. Allora, quindi tutto questo per dire che a noi, di nuovo aprite questo blog, la filosofia nostra è quella che ci piacciono le donne. Che ci piacerebbe vedere tantissimi film diretti da donne e anche da uomini, perché ci deve essere parità in tutto. Chissà se sto video è diventato una specie di polpettone predicozzo. Vabbè, comunque, guardatevi questi due film qua, stupendi. Allora, ragazzi, se il video vi è piaciuto, se siete d'accordo con me o non siete d'accordo con me, scrivete nei commenti. Lasciate un like e iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Perché le donne devono sempre opporre una cazzo di resistenza?